Ragazzi, eccomi tornato dopo un giorno di pausa che era andato a un compleanno. Rieccomi, c'ero, dovevo fare anche i video, però diciamo che al compleanno non è che il mio telefono è stato molto carico, ecco, 10% alle 3, quindi avevo pure fatto il video di Atalanta Cagliari, ma lasciamo stare, lo facciamo ora. Prima di iniziare, ovviamente, vi volevo dire di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettete un bellissimo mi piace. E adesso possiamo iniziare con il video. Come avete detto dal titolo, ovviamente andremo a parlare della Serie A. Varie ovvie, no? Allora, partiamo da una partita scandalosa, vergognosa e proprio scandalosa. Atalanta-Cagliari. Atalanta-Cagliari finisce 1-2 per il Cagliari. Primo gol, sinceramente, a parte che era un fuorigioco, poi l'ha toccata con la mano, stop, e mano qui. Quindi, lasciamo stare. Comunque, Cagliari che prende 3 punti. Per me, diciamo un poco, ecco, capitemi, Atalanta che perde 3 punti importantissimi, infatti quando la Juve, che andremo a parlare dopo, la Juve ha vinto col Verona, adesso l'Atalanta è in zona Europa League e la Champions è in zona, e la Juve è in zona Champions League. Quindi Cagliari prende 3 punti importanti per la salvezza. Adesso il Cagliari va a 17esimo a 20 punti. E invece l'Atalanta va a quinta a 43. Parliamo di una partita veramente bella da parte della Sampdoria. 4-0 contro il Sassuolo. La Sampdoria batte 4-0 il Sassuolo. Sampdoria in casa, primo gol di Stefano Sensi con la maglia della Sampdoria. La Sampdoria si infortuna, si infortuna, boh, cazzo, porco cane, avete capito? Si infortuna Gabbiadini, però oggi arriva la notifica, Giovinco è un nuovo calciatore della Sampdoria. Quindi prendono Giovinco al posto di Gabbiadini e nulla. Adesso la Samp va, mi sembra, 14esima a 23 punti. No, 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 14esima, quindicesima. No, 16esima addirittura. Andiamo a Elma, Elmas. Andiamo a Napoli-Venezia. Venezia-Napoli che finisce 0-2 per il Napoli con rete di Osimhen che torna a segnare dopo 3 mesi e poi segna al centesimo minuto Petagna su una ribattuta di Lezzerini. Napoli che prende 3 punti fondamentali, va a meno 1 anch'essa dalla vetta, meno 1 dall'Inter, a pari punti con il Milan. La prossima settimana c'è lo scontro diretto sia per Juve-Atalanta che anche per Napoli-Inter. Milan non mi ricordo con chi gioca, comunque. Andiamo avanti, andiamo a Bologna-Empoli, partita che finisce 0-0. Bologna-Empoli finisce 0-0, 0 gol, 0 diciamo, notizie da darvi e nulla. Quindi passiamo direttamente alla prossima partita che è Udinese-Torino. Udinese-Torino finisce 2-0 per l'Udinese, nello scadere segna, mi sembra proprio Molina segna nello scadere, poi al 97esimo segna anche Pussetto per l'Udinese. Torino male, Torino malissimo, ha fatto una bruttissima partita, tra l'altro espulso Mandragora, bruttissima partita da parte del Toro. Udinese che prende 3 punti importantissimi per la salvezza, anche se per me è già salvo l'Udinese. Andiamo all'ultima partita, la partita delle 9 meno quarto. Stiamo parlando di Juventus-Verona. Juventus-Verona che finisce 2-0 per la Juve, rete dei nuovi acquisti, Vlahovic e Zaccaria, o Zagaria, come lo volete chiamare, chiamatelo. Zaccaria che danno i 3 punti alla Juventus per farli andare in zona Champions League. La prossima giornata della Juventus sarà contro l'Atalanta e lì chi vince va in Champions, cioè praticamente chi vince proprio uno scontro diretto per la Champions. Quindi ragazzi, io vi saluto, ci vediamo dopo con il video stasera, mi raccomando, io vado allo stadio. Quindi stasera mi sa che non vedrete video da parte mia, direttamente domani con un video di tutto. Comunque,
Comunque, fra poco, cioè, dopo porterò i video della primavera e basta. Questo è i due video della primavera, perché dividiamo la primavera in primavera 1, primavera 2, primavera 3, cioè primavera 1 la metto da parte, primavera 2 e primavera 3 la faccio. Non sono per fare distinzioni, però ecco, mi sembra, cioè non è che io parlo di serie B e serie A insieme, no, parlo solo di serie A e poi faccio il video di serie B. Tra l'altro uscirà anche un video di serie B tra poco, dopo, faccio prima uscire ovviamente questo, poi il video di serie B e poi il video della primavera. Quindi ragazzi, io vi saluto, ci vediamo dopo appunto con il video della serie B e detto questo. Belle ragazzi, ah, anche il video della Coppa d'Africa e oggi teniamo tutto per recuperare quelli di ieri, quindi bella a tutti ragazzi. Muah, ci vediamo, ciao.